Ciao a tutti, oggi video più leggero del solito, ho deciso di proporvi un video tag, ma intitolato appunto Anime Tag, quindi restiamo sul tema principale del mio canale, cartoni animate e cartoni animati d'animazione in generale o più precisamente anime, cartoni animati giapponesi. Questo tag mi sembra giusto citare la persona da cui l'ho rubato, diciamo, che è Leda, delle pagine di Leda, che è una ragazza che io seguo molto volentieri da parecchio tempo, molto brava. È una ragazza che sicuramente conoscerete se avete la passione dei libri e che ha anche una passione per i cartoni animati come me. Anche se lei è più conosciuta di me, quindi sicuramente farei anche senza nominarvela, ma penso che sia una ragazza che vale sempre la pena di conoscere se siete interessati ai libri e ai cartoni animati, perché è una ragazza veramente simpatica. Principalmente fa video su libri, però. Allora, partiamo subito. Il primo cartone animato che hai seguito. Il primo cartone animato che ho seguito non era neanche un vero e proprio cartone animato, nel senso che era fatto con i pupazzetti, ma ho visto che esiste anche la versione cartoon, e si chiamava Banane in Pigiama. Ed è una trasmissione, comunque un cartone se vogliamo chiamarlo, per bambini molto molto piccoli. Infatti io avevo solamente 3 anni, mi pare di ricordare, secondo me non avevo nemmeno 4 anni. Credo risalga addirittura al tempo in cui non andavo ancora all'asilo, quindi avevo 3 anni. E protagoniste queste due banane che facevano cose. Io sinceramente ora non ricordo nemmeno gli episodi, non ricordavo nemmeno i nomi, però si chiamavano B1 e B2, mi pare, e le ero andata a rivedere. E poi un altro cartone animato che seguivo era The Little Lulu Show, che era questa bambina. Questo era proprio un cartoon, secondo me li guardavano in pochissimo, guardavano in pochissimi. Comunque anche lì lo guardavo attorno ai 3 anni, quindi uno dei primi di cui ho memoria. E non ricordo neanche precisamente le puntate, so che però faceva ridere, c'era lei con i suoi amichetti, quello pelatino, quello col cappellino. E se ve lo ricordate, me lo ricordo come un cartone molto spassoso. Stai seguendo qualche anime? Allora, seguendo in questo momento, no, devo dire la verità, però ogni tanto qualche puntata la vado a rivedere. Ho seguito da poco, proprio il mese scorso, ho finito di vederlo, forse addirittura il mese prima, giugno, comunque quest'estate. Ho finito di guardare Sorry di piccola Anna, che è un anime recente del 2009, che praticamente riprende la storia di Anna dei capelli rossi, però in realtà è una sorta di prequel, quindi prequel. Racconta la sua vita prima di essere adottata e di fare la vita che tutti ne conosciamo dell'Anna dei capelli rossi degli anni 70 praticamente. E quindi come ultimo anime finito, voto quello. Quali erano i tuoi cartoni o anime preferiti? Allora, cartone preferito della Disney, Mulan, anche quello visto all'età di 3 anni al cinema. 1999, ve l'avrò già detto non so quante volte, è un mio classico preferito. Invece, anime preferito? Io voto rigorosamente i Digimon. Sì, sono monotona, però effettivamente è il mio preferito, in particolare la serie classica, la prima serie, ma non ho disegnato nemmeno la seconda, la terza e le altre successive. Le ho guardate tutte. L'ho guardata persino quella in giapponese. Sono ossessionata dalla storia dei Digimon. Qual è il tuo personaggio più amato? Allora, come personaggio più amato, io mi vedo costretto a votare il mio adorato Itzy, e non vi sto a spiegare nulla su Itzy, nel senso che ho fatto anche un video a riguardo. Comunque, è un
è un po' il cervellone del gruppo dei Ligi Prescelti. Lui è stato uno dei primi personaggi che ho amato, ma non nel senso di innamorata, ma proprio che ho apprezzato come personaggio. È stato uno dei personaggi che più mi ha colpito, diciamo, colpito, ma anche che mi ha affascinato comunque per il suo personaggio, cioè il suo attaccamento alla tecnologia, il fatto che la sua digipietra fosse quella della conoscenza. Mi piacevano i cervelloni, diciamo. Personaggio più odiato. Allora, qui ci dovrei riflettere un attimo, nel senso che dipende cosa si intende per personaggio più odiato, perché ci sono vari personaggi che puoi odiare per svariati motivi, cioè dipende se si intende odiato come antagonista. In quel caso uno dei personaggi più irritanti, scusatemi, ma è Etemon, io non lo potevo vedere. Sempre di Digimon, sto parlando sempre di Digimon, mi scuso, però veramente è uno dei personaggi che più mi ha dato i nervi. Un personaggio veramente insopportabile, un antagonista per me indegno di questo nome. Io quando lo vedo lo strozzerei, anche se non esiste. È una scimmia inutile, un burattino. È un Digimon burattino e è odioso. Però dipende, perché ad esempio un altro personaggio che ho odiato, ma per ragioni mie personali, è stata la fidanzata di Satomi di Kiss Me Licia. E qui Marika si chiamava nella versione italianizzata, perché poi io ho scoperto ovviamente da grande che, a parte Satomi, che è un nome di origine giapponese, immagino se esiste. Gli altri erano italianizzati, ma nella versione originale mica si chiamavano così. Ovviamente, comunque, io Marika scoprirete andando avanti perché ho detestato questo personaggio. Andando avanti nel tag vi svelerò il motivo, anche se secondo me potete già averlo intuito, ma ci sarà da ridere. Ti identificavi in chi? A chi avresti voluto assomigliare? Allora, io mi identifico tuttora in due personaggi. Anche lì avrei potuto mettere Izzy, però come ho detto lui è stato più un personaggio che mi ha ispirato. È un personaggio a cui avrei voluto somigliare sicuramente, però per non citare sempre Digimon vorrei citare altri due personaggi. Due femmine in questo caso, cioè Anna dai capelli rossi e Imi di un fiocco per sognare, un fiocco per cambiare. Perché mi identificavo in questi due personaggi? Allora, beh, in Anna dei capelli rossi per la fantasia e per il fatto che lei soffrisse così tanto per il suo aspetto fisico. Io anche adesso non ho una molto alta, diciamo, però particolarmente da bambina soprattutto mi identificavo in questo personaggio che veniva soprattutto in una puntata in cui lei viene presa in giro per i suoi capelli rossi. Io non venivo presa in giro per i capelli, però comunque è stato un personaggio che mi ha fatto in qualche modo identificare in lei, ma non solo in senso negativo, ma anche positivo, perché lei è un personaggio estremamente fantasioso. Dicono tutti che sia una lagna ed è vero, quindi forse mi sono identificata in lei anche in questo, perché io sono una persona estremamente negativa e una persona che la veda da fuori, lei è un personaggio che sta perennemente sfiorando la tragedia. Ogni cosa per lei è tragedia. Questa cosa forse era meglio evitare di identificarsi in un personaggio per questo motivo, però poi lei è anche molto fantasiosa in senso positivo, si meraviglia di tante cose e io purtroppo un po' questa cosa della fantasia l'ho persa, però non ci tengo a non perderla più di tanto, cioè certo adesso sono molto più con i piedi per terra rispetto ad un tempo,
ma sinceramente penso proprio di assomigliarle. Non è che mi voglio identificare in lei, ma proprio che io effettivamente mi ci identifico in questo personaggio. Mentre secondo metà è metà, nel senso che a chi avresti voluto assomigliare a Imi, in realtà io già mi sentivo molto simile a questa Imi, perché appunto viene definita il maschiaccio che viene preso in giro da tutti, ed è stata anche il personaggio che ha ispirato il mio taglio di capelli, e non sto scherzando, cioè non adesso, però la prima volta che mi sono tagliata i capelli, ho fatto un taglio simile, è stato pensando a lei. Avevo 13 anni quando ho guardato la sua, il suo, cioè l'anime di cui lei era protagonista, e quindi forse è stato il personaggio che più mi ha permesso di identificarmi in lei a livello di fascia d'età. E avrei voluto assomigliarle anche per il fatto che, nonostante la sua insicurezza, poche puntate dopo, lei riesce a fare amicizia con questo dai dai, e forse è stata una delle cose che più mi è mancata durante la mia adolescenza, avere un migliore amico concreto, migliore amico maschio, però perché la vedevo molto, non lo so, essendo io un maschiaccio, mi è mancata un po' questa amicizia maschile che mi capisse fino in fondo, perché io mi sentivo un po' un maschiaccio a quei tempi, e quindi forse avrei voluto assomigliarle in questo senso. Poi lei con dei dai ci si fidanza e ok, però il loro legame mi piaceva, e quindi avrei voluto assomigliare a lei anche in questo senso, oltre che fisicamente e caratterialmente. Uno, non ho citato un altro personaggio a cui io sento di assomigliare moltissimo, cioè Taiga Aizaka, che è la protagonista di Toradora. Anche lei poi si mette con uno che, cioè, non è il mio tipo, però è troppo per lei, è fantastico. È un personaggio in cui sostanzialmente mi identifico, soprattutto per via dell'altezza e del fatto che tutti si stupissero che lei, e così piccolina, fosse così al contempo così forte, e io sono sempre stata tipo una persona dall'aspetto minuto, ma anche una persona che si sa difendere, mettiamola così, una persona anche aggressiva come lei, con i suoi lati negativi. Sono un po' malagna, un po' aggressiva, un po' maschiaccio, un po' tutto. È bello perché rivedo tanti tratti della mia personalità. Non c'è mai stato un personaggio in cui io mi identificassi al 100%, ma tratti del mio carattere che io identificavo in vari personaggi. Questa cosa è molto carina. Vediamo un po'. Personaggio che ti ha fatto innamorare. Allora, un personaggio che mi ha fatto innamorare è stato sicuramente Satomi di Kiss Me Licia. Ecco perché dal personaggio più odiato ho votato Marika, la sua fidanzata. Dovete sapere che quando loro due si sono messi insieme, o comunque io avevo captato che stava arrivando il momento in cui loro due si sarebbero baciati per la prima volta, perché comunque non era una cosa così palese, essendo una coppia secondaria. E la coppia principale era Licia e Mirko, tutto ruotava attorno a Licia, il fatto che Satomi all'inizio fosse innamorato di Licia, eccetera, eccetera. Io ho smesso di guardare quell'anime. In realtà no, però per un periodo ho smesso di guardarlo. Tra l'altro, io non l'ho seguito tanto in televisione quanto più ho fatto la raccolta di videocassette. Esistevano ancora le videocassette, quindi io non ho comprato delle videocassette perché ero troppo arrabbiata, non ce la potevo fare, io quelle videocassette non le volevo vedere, e io tuttora non le ho viste. Cioè io tuttora le... In realtà io il primo bacio poi l'ho visto perché è stato molto più in là. Però, non lo so, c'era stato un periodo in cui era troppo palese che si stavano per mettere insieme, e io ho smesso di comprare le videocassette. Vabbè. È stato un personaggio di cui ero follemente innamorata, dal quale derivano sicuramente la mia,
La mia fissa per i ragazzi con i capelli lunghi. Anche Mark Landers mi piaceva, però Mark Landers era più una cosa, oh mio Dio, da sbavo. Invece lì ho proprio dato la prova della mia gelosia, perché Mark Landers non aveva ragazze, fidanzate, non aveva fidanzate, invece Satomi, sì. E quindi lì è stato proprio i miei primi sentimenti di gelosia, li ho provati nei confronti di Satomi, di Kismet, ci lasciamo perdere. Quanto può essere degradante la mia persona. Comunque, miglior coppia. Allora, io sono indecisa tra Imi e Daidai, che li voto sicuramente come miglior coppia perché alla fine si mettono anche insieme, come vi ho già spoilerato, mannaggia me. Ma un'altra coppia che voglio votare, ma che non è una coppia di fatto, nel senso che non c'è un bacio, è una coppia un po' strana, nel senso che l'anime in questione è un horror. Già il fatto che io abbia guardato un anime a base horror la dice lunga, però a me sinceramente il sangue visto tramite l'animazione non mi fa lo stesso effetto che mi farebbe un sangue in un film, benché sia finto ugualmente, ma vabbè. Voto come coppia Sakakibara, che è il suo cognome, e Misaki, Mei Misaki, la ragazzina senza un occhio. Praticamente l'anime in questione si chiama Another ed è un anime base horror. Alcuni dicono che sia un po' una cavolata, una trashata, come si suol dire, però a me è piaciuto molto il loro rapporto. Lei è una persona molto schiva, timida, insicura, soprattutto per il fatto del suo occhio, e mi è piaciuta molto una scena che mi ha aperto il cuore, perché loro non si dicono mai apertamente ti amo, mi piaci, non è una di quelle coppie smielate dove c'è bisogno di chissà quanti baci per dimostrare il loro amore, no, l'affetto che provava verso questa persona è stata quando lei gli confessa di portare sempre questa benda sull'occhio perché appunto gli è stato asportato a causa di tumore, quindi capite molto bene che questo non è un anime esattamente leggero e adatto ai più piccoli. E gli mostra il suo occhio di vetro, perché in realtà lei non è senza un occhio, cioè è senza il suo occhio del suo colore, gli mostra il suo occhio di vetro. Lui Lei ha due occhi di due colori diversi, uno dei quali è di vetro. E praticamente lui le dice: io penso che il tuo occhio sia bellissimo. Ed è stata una cosa che veramente a me ha emozionato. Non so se, non mi ricordo se mi ero addirittura commossa. Comunque io non posso non votarli come coppia che mi ha colpito in qualche modo, anche se non è nemmeno una coppia di fatto, perché non c'è nessun fidanzamento tra i due. Penso restino addirittura solo amici, però è stato un momento di affetto che mi ha colpito. Allora, la scena più bella, allora, una scena che io mi sento assolutamente di votare e che mi ha votare, poi perché dico votare, che non devo votare niente, vabbè, una scena che mi ha emozionato tantissimo. Non so se, non credo di aver pianto per questa scena, sono sincera, perché ero ancora piccola e non riuscivo ad esternare con il pianto le mie emozioni, anzi, al contrario, mi ero messa a ballare dalla felicità. È stato l'episodio in cui la bambina cieca nell'uomo tigre, praticamente c'erano questi orfanelli, per chi seguiva l'uomo tigre, altro anime che mi piaceva tantissimo, lui stava sempre con questi orfanelli e lottava per loro. Io ora non ricordo se fosse arrivata all'istituto da poco o se fosse stata sempre all'istituto. Comunque era una bambina con una malattia agli occhi, cieca. E praticamente lei riprende l'uso della vista, riacquista la vista. È stata una scena che mi ha veramente emozionato tantissimo quando lei, del quale non ricordo più nemmeno il nome, apre gli occhi per la prima volta, meglio cerca di aprire gli occhi e poi alla fine ci riesce.
L'emozione che ho provato in quel momento è stato qualcosa di indescrivibile, ve lo giuro. Un'emozione unica, un'emozione incredibile. Perché non è stata molto pompata. È stato un episodio così. Non era una cosa scontata, capite? Perché ad esempio un'altra, cioè ad esempio mi piace abbastanza anche la scena in cui Clara di Heidi ad esempio ricomincia a camminare, anche se a volte un po' la trovo noiosa, cioè lei proprio la trovo un po' noiosa a volte, un po' lagnosa, non lo so, non, ha un'immagine della disabilità che non mi piace molto, quell'anime, cioè nonostante io lo adori, però ha certi lati che mi infastidiscono un po', è bello ma brutto per altre cose, non so, c'è anche far vedere che questa bambina è sempre triste perché non può camminare, come se non poter camminare dovesse per forza renderti una persona depressa, non mi piace come messaggio, non lo so. Cioè capisco tutto, capisco il tempo in cui è ambientato, eccetera, eccetera, però dai, non è proprio la felicità in persona. Invece, nell'Uomo Tigre non era neanche così scontato, cioè non si puntava a questo, non è la protagonista, è soltanto una persona che riesce a guarire da una malattia, alla fine. Poteva riuscirci, poteva non riuscirci, non è scontato, non te lo pompano per tutto il tempo. Ce l'ha fatta e sono stata anche più felice perché non era così ovvio. Mi ha emozionato per questo forse, mentre i Heidi te lo pompano per un sacco di tempo e alla fine è quasi palese che lei ricomincia a camminare. Io piango comunque quella scena, dico la verità. Però non lo so, è stata una scena che mi ha colpito forse per la scelta di non dare nulla per scontato. Scena più brutta, allora, una scena brutta, una scena che comunque mi ha segnato, è stata indubbiamente la morte di Leomon in Digimon Tamers, perché te la pompano tanto nelle prime due serie, con il fatto che i Digimon in realtà non muoiono mai, quindi comunque ti parlano della città della rinascita e tutto quanto. E questa Digi prescelta, poverina, che se non sbaglio è anche la più piccola del gruppo, Jerry, e muore il Digimon, e questo Digimon non torna mai più. Cioè, è stata una cosa straziante, non è stata la morte in sé, ma il fatto che, mentre per due serie ti dicono che i Digimon comunque in realtà non muoiono, nel senso si muoiono, ma esiste una cosa tipo, non voglio dire reincarnazione, però in qualche modo rinascono, esiste una città chiamata Città della Rinascita. Invece lì ti muore proprio uno dei personaggi principali ed è terribile perché Jerry è come se morisse. Cioè poi le succedono tantissime cose che adesso non ricordo, però le viene proprio una sorta di depressione, cioè non voglio azzardarmi, però diventa veramente una cosa assurda, cioè si vede proprio la sofferenza di questo personaggio che perde il suo compagno, il suo Digimon, è stato veramente straziante. Ce ne sono state altre di scene di anime che mi hanno fatto piangere, oppure anche una scena, la prima scena che mi ha fatto piangere non è stata di un anime, ma è stata di uno dei classici Disney che mi piace di più, cioè Re dei Tobi, e lo sapete, ed è la scena dell'abbandono di Red. Io forse non vi ho detto che ho pianto, però sapete quanto io ami Re dei Tobi e sapete anche che è uno di quelli che mi emoziona di più, che mi tocca di più per i temi che tratta, eccetera, eccetera. E durante la scena la scena dell'abbandono io non ce l'ho fatta. Cioè, io ve l'ho detto, all'epoca non piangevo spesso, anzi non piangevo praticamente mai, ce l'ha fatta Re dei Tobi, quindi merito un premio soltanto per questo. È stata una scena bruttissima. La scena per cui hai pianto, ve l'ho detto, Red e Toby.
Miglior anime sportivo. Allora, io seguo principalmente Holly e Benji e Miley Shear. Però Miley Shear mi... Allora, diciamo che miglior anime sportivo si intende però che ti piace per lo sport che tratta, perché a me la pallavolo non piace. Non mi è mai piaciuta, non mi è mai piaciuta neanche da bambina. Tutte le bambine giocavano a pallavolo, io no. Non sono mai stata una sportiva e non ho mai giocato neanche a calcio. E adesso non ne capisco nulla di calcio, perché Holly e Benji mi ha creato delle illusioni sul calcio. Però in Holly e Benji, in un certo senso, è riuscito a farmi ad appassionare a quello che credevo fosse il calcio, quindi allo sport in sé. Mentre Miley Shear apprezzavo non tanto la storia sulla pallavolo, ma quanto lei come personaggio, perché mi faceva ridere. E gli episodi perché erano divertenti, cioè mi piaceva il suo personaggio, però anime sportivo che mi ha fatto appassionare allo sport a suo modo, perché Holly e Benji è particolare, è stato Holly e Benji perché mi ha fatto appassionare al calcio, che è una cosa che fa anche un po' ridere perché io ho ripreso a guardare il calcio qualche anno fa, prima non, cioè proprio non lo consideravo minimamente. Forse perché ho preso una grandissima delusione quando ho scoperto che il calcio in realtà non è proprio come te lo fanno vedere in Holly e Benji. Però vabbè. Poi, anime con la storia d'amore migliore. Anime con la storia d'amore, io... Allora, io forse i due che più mi sono piaciuti, Kismilicia, però non tanto per la storia d'amore, ma più... Cioè, non mi piacevano tanto Mirko e Licia come coppia, quanto la tematica dell'amore, come viene affrontato l'amore. Non ero tanto affezionata a loro come coppia, anzi, ve l'ho detto, io avevo occhi soltanto per Satomi a quei tempi, ma anche Schiller non mi dispiaceva. Comunque, secondo me, è uno degli anime che tratta un po' meglio la tematica dell'amore. Cioè, mi piaceva proprio la tematica che veniva affrontata, come veniva affrontata, fa vedere anche i lati negativi dell'amore, quindi la gelosia. E poi, non lo so, li vedevo grandi, in realtà sono ragazzi, però io all'epoca li vedevo ragazzi, perché secondo me lei è una ventina di anni, ce li ha. Quindi non è neanche più una dodicenne, tredicenne. Comunque sono già secondo me ventenni, quindi anche questa cosa di farti vedere l'amore in una tematica più adulta, in cui l'amore sia centrale, mi è piaciuto. Il fatto che Kismetice non è una storia d'amore, è un anime sull'amore, proprio in generale, nel senso che non si focalizza solo su una coppia, ma su tante, molto carino. Poi, altro anime con una storia d'amore che mi è piaciuta, appunto, Un fiocco per sognare, Un fiocco per cambiare, però lì la tematica centrale non è l'amore, secondo me, è più... Cioè, ci hanno ficcato dentro la storia d'amore perché ci stava, però non è assolutamente la tematica principale. Poi, un anime per riflettere, un anime che mi ha fatto molto riflettere. È l'uomo tigre, ma mi ha fatto riflettere di recente, nel senso che, come vi ho detto, io adesso magari non seguo un anime in particolare, ma ogni tanto guardo spezzoni, puntate. Io ho visto di recente una puntata in cui l'uomo tigre picchia a sangue un suo avversario e questo avversario muore impiccato ad un lampadario. Adesso voi direte: ma perché guardare queste cose? Ma perché dovremmo riflettere su uno che impicca il suo avversario sul lampadario? Perché sì, perché nell'Uomo Tigre la lotta viene dipinta come giusta. E a me questa cosa ha molto, molto, molto turbato. Cioè, è brutto da dire, nel senso che da piccola io lo adoravo e non sono mai stata una persona violenta. E non sono mai stata una bambina violenta, però mi ha veramente fatto capire quando credi di essere nel giusto,
Fino a che punto ci si può spingere contro i cattivi prima di diventare tu stesso un cattivo? Cioè, è stato questo che mi ha fatto veramente riflettere. Quindi lui voleva vendicarsi, come sappiamo, il suo nemico, la tana delle tigri, eccetera, eccetera, Mister X. Io adesso non mi ricordo nemmeno più se ci fosse Mister X o Hassan, perché adesso non ricordo se fosse l'uomo tigre 1 o l'uomo tigre 2. Se fosse Naoto o Tommy, forse era Naoto, non mi ricordo più. Però la cosa che ho pensato è stato, fino a che punto, ma l'uomo tigre era buono o cattivo? Nel senso, lui lottava per guadagnare soldi per un orfanotrofio, però allo stesso tempo sta picchiando a sangue delle persone. È uno sport, però lì te lo fanno vivere proprio come una cosa violenta. Cioè, noi sappiamo che il wrestling è violento, però è una mezza finzione, non è nemmeno tutto vero. Lotta libera, penso che nessuno arriverebbe mai in uno scontro anche di lotta libera ad impiccare qualcuno sul lampadario. Lui faceva azioni violente per un buono scopo, e lì ti viene un po' da riflettere, tipo, quanto è labile il confine tra giusto o sbagliato. Se io faccio una cosa sbagliata per una giusta causa, automaticamente sto facendo una cosa giusta. Insomma, mi ha fatto tutto un flash così, e io vi invito veramente a guardare quella puntata, perché secondo me vi lascerà veramente di stucco. Anche perché, diciamocelo, si picchiavano in ogni puntata, però lì veramente c'era una violenza inaudita, più del solito quasi. Era proprio come se la sua parte cattiva avesse preso il sopravvento e non lo stesse più facendo per la giustizia, ma per un momento di rabbia. Non so spiegare, mi ha veramente scioccato. Poi, un cartone per ragazze. Allora, io non credo in queste distinzioni, secondo me sono stupide. Non credo che ci siano cartoni per ragazze, cartoni per ragazzi, perché io stessa guardavo cartoni che, se dovessi seguire la logica, erano prevalentemente per ragazzi, ve l'ho detto, l'uomo tigre. Quindi io sono contro, però se dovessi citare un anime, un cartone che sicuramente ad una ragazza con i gusti che si ritengono essere da ragazza può piacere, forse le Totally Spice, forse le Pretty Cure, già citate anche da Leda, perché in realtà io penso che anche un ragazzo si possa identificare in una figura femminile. Perché no? Perché si dà sempre per scontato? O meglio, perché io mi posso identificare in un Naoto, ad esempio, dell'uomo tigre, tanto per citare, o in un Daitan, perché guardavo anche Daitan, in un Aran Benjo, per dire, ma un ragazzo non si può identificare in una Rossana, per esempio. Io non seguivo molto Rossana, ma proprio perché non mi piacevano tanto le storie d'amore. Fino ad una certa età non ho guardato anime che avessero questo tema. Chi mi dice, lo guardavo che avevo già quasi 11 anni, 10. Non che fossi grandissima, però da piccola piccola non li guardavo, non mi piacevano proprio. Però forse se una bambina voglia di vedere ecco, Lady Oscar, ad esempio, anche. Non penso che io penso che Lady Oscar sia magari un cartone, un anime, non voglio dire femminista, non voglio esaltare parolone, però sicuramente una ragazza nei panni di un ragazzo, che però è cosciente di essere una ragazza, perché ragazzi, Lady Oscar non è una trans. Non è lesbica, Lady Oscar è una donna, è stato il padre a volerle imporre di vivere come un ragazzo, ma lei si
si sente una donna in realtà, secondo me, cioè perlomeno i suoi. Lei di fondo è una donna, che poi sia stata educata come un ragazzo, che poi le siano venuti dei dubbi esistenziali, però lei alla fine è innamorata di Andrea, voglio dire. Ecco, Lady Oscar magari non è quel tipico cartone per ragazze, anime per ragazze, come lo si intende, che magari tratta temi femminili, però io ad una ragazzina sicuramente lo farei vedere per dimostrare cosa può fare una ragazza nei panni di un ragazzo, diciamo, che poi lei veste proprio i panni, non veste solamente i panni di un ragazzo, ma lei è una donna a tutti gli effetti. Poi, un cartone animato che guardavi solo tu. Allora, come vi ho detto, sicuramente Banana in Pigiama, perché tutti quando io le nominavo mi hanno guardato male, ma anche Little Lulu Show, cioè non si sente tanto. Un altro che guardavo, Billy the Cat, non ho più sentito parlare. Billy the Cat era la storia di questo ragazzino trasformato in gatto perché era irrispettoso verso gli animali, mi sembra. Che mi ricorda un po' anche un altro anime che io non ho seguito, questo è un anime, Neil Sonderson, che già non lo trasmettevano più, non è famosissimo, io ne avevo visto una trasposizione cinematografica, però anche quello non è molto famoso, quindi anche se non lo guardavo non l'ho mai visto, io lo cito perché non se ne sente tanto parlare. Anche lì era la storia di un bambino che non rispetta gli animali e viene ridotto di dimensioni per poter vivere come un animale, insieme agli animali. Oppure guardavo un altro cartone dove c'erano due paperi, poliziotti, investigatori, dunque non ricordo nemmeno più il nome, c'era lui e sua zia, e erano proprio gli spicci di Sherlock Holmes. Lui si chiamava Willard, mi sembra, il maschio. La zia non ricordo il nome, era sempre lei che risolveva i casi, tra l'altro, che io ricordi, una specie di Conan, Detective Conan con le paperelle, e se qualcuno se lo ricorda, me ne parli. Oppure c'era anche quest'altro cartone di questa ragazzina super sfortunata che viveva secondo me solo con il padre. Non aveva la madre, in una puntata si rasa completamente le sopracciglia e poi scappa via piangendo. Io adesso non ricordo nemmeno la trama, comunque c'era questa bambina e le capitavano sfortune di ogni tipo. Oppure un altro cartone che non sento tanto nominare, che si dovrebbe chiamare Vola Scheherazade, non lo seguivo tanto in realtà, però era un cartone di cui non ho sentito a lungo parlare, quindi lo cito, perché comunque anche se non lo seguivo, però lo conoscevo, qualche puntata qua e là l'ho vista, non è che mi piacesse da morire, perché infatti non lo seguivo, però. Oppure vi ricordate quando davano il cartone animato, non so se era l'anime, sempre del Gobbo di Notre Dame, ma andiamo indietro, cioè secondo me era sempre all'epoca lì in cui guardavo Scheherazade, quelle cose lì. C'era un cartone sul Gobbo di Notre Dame a puntate, c'era Frollo, c'era Smeralda, c'era Quasimodo, e non è il cartone della Stardust. Era un cartone a puntate del Gobbo di Notre Dame, io me lo ricordo benissimo. Cioè benissimo no, nel senso che non mi ricordo neanche una puntata, però ricordo che l'avevo visto e che non mi piaceva neanche. Però esisteva e io sono a conoscenza dell'esistenza di questo cartone, benché non lo seguissi, quindi tra i cartoni animati che conoscevo solo io, mi sento di citarlo. Un cartone di cui non hai mai saputo il finale. In realtà io più o meno
il finale, ad esempio, io non sapevo che l'uomo tigre morisse. Infatti io non so bene come sia successo, perché io adesso non mi ricordo se io ho visto prima quello con Naoto o quello con Tommy, perché a me adesso viene il dubbio di aver visto prima il 2 e poi l'1. Scusate ragazzi, ma Mister X era contro Naoto o contro Tommy? Comunque uno dei due muore. E penso Naoto muore dei due. E io sinceramente non lo sapevo. Nel senso, io è finito, boom, basta, stop. Si viene a sapere nell'altro anime, perché io in realtà ero convinta che quell'uomo tigre, cioè praticamente io sono venuta a sapere che l'uomo tigre moriva, veniva vestito da un altro, eccetera, eccetera, me l'hanno detto anni dopo. E io tipo disperata a cercare quella puntata, ma non c'è. Viene detto poi nell'Uomo Tigre 2, però in realtà a me non era nemmeno chiaro che fosse stato sostituito perché è morto, cioè io proprio caduta dalle nuvole della serie, ah ma era morto, proprio, ok, cioè io poi sono venuta a sapere il finale, però nel mentre in cui lo seguivo, no, quindi ci sta che lo citi. Poi vabbè, i puffi, quelli lì che non hanno, cioè non hanno una storia lineare, comunque non ce l'hanno, però io dico proprio anime con una storia lineare in cui magari tu non hai visto il finale, l'uomo tigre, io non sapevo che fosse morto. Comunque, i tre cartoni più tamarri, allora vabbè, Johnny Bravo che non lo seguivo, Dexter, i Super Kick, ragazzi, ma i cartoni di Cartoon Network, ma Mucca e Pollo, cioè non erano tamarri, neanche tipo, se si intende tamarro come una cosa tipo Stray Charts, ad esempio, perché io avevo sentito dire che un cartone molto tamarro era appunto questo qui di Stray Charts, però un cartone proprio che, i cartoni che io non riuscivo a farmi piacere perché li consideravo sfigati, scusate il termine, erano appunto le Super Chicche nel laboratorio di Dexter, che facevano delle scene, ingrandivano il neopeloso della signora della mensa, ma cos'è? C'era quella comicità schifida che io non ho mai sopportato, mi dispiace. Super Kick, Johnny Bravo, men che meno, non l'ho mai guardato, però comunque sapevo della loro esistenza. Il laboratorio di Dexter, ma anche Mucca e Pollo. Cioè io quelli lì proprio non riuscivo a guardarli, non li sopportavo. Quindi se per tamarri non si intende magari un personaggio che fa cose tipicamente da tamarro, come potevano essere gli Stray Sharks, che era un po' uomini un po' squali, pesce cani, con le motociclette, tutto quanto, distruggevano tutto, non sta né in cielo né in terra. Stessa cosa le tartarughe ninja, cose da mica normali, veramente. Però veramente se per Tamaro si intende cartone un po' sfigatello, io li consideravo un po' sfigatelli quelli lì. Non mi appassionavano, non mi facevano più di tanto ridere. Forse Dexter, quello che mi faceva un pochettino di più, ma qualche puntata erano più le puntate che rifiutavo di vedere che quelle che guardavo. Le altre due proprio non le sopportavo, spegnivo. Erano disegnate in una maniera che non mi piaceva. E poi vai a vedere l'uomo tigre. Il primo uomo tigre era fatto malissimo, lo so. Però non lo so, mi appassionava di più. Invece quelli lì non mi intrattenevano, non mi facevano più di tanto ridere, vabbè. Quali cartoni a pranzo? Quali mattina, pomeriggio, sera? Allora, a pranzo io non guardavo cartoni, anche perché c'era Dragon Ball, io Dragon Ball non lo seguivo, sì. Uccidetemi pure, ma a me Dragon Ball non ha mai preso più di tanto. Ho visto qualche puntata, ma non, no, non è il mio genere. So che mi arriveranno tutti gli insulti perché tu mi stai dicendo che sei un'appassionata di anime, di cartoni animati e non guardi Dragon Ball, però no, Dragon Ball, scusate, ma no, non mi piaceva, scusate.
Quindi, Dragon Ball, che era quello che trasmettevano all'ora del pranzo, non lo guardavo, non guardavo neanche i Simpson perché appunto ero troppo piccola, erano ritenuti per grandi, perché magari fanno qualche battuta, insomma, sporca. Però c'erano già i Simpson, però non li guardavo appunto, guardavo soprattutto alla mattina i Digimon, che poi per un periodo hanno fatto i Digimon al pomeriggio, vabbè. Sì, perché poi c'erano i Digimon anche al pomeriggio, però erano nati come cartone della mattina, come anime della mattina, e lo guardavo prima di andare all'asilo, i Digimon. Invece al pomeriggio avevo i Pokémon e Bim Bum Bam in generale, però proprio quello che io aspettavo con trepidazione erano i Digimon Pokémon, e alla sera, su 7 Gold, l'Uomo Tigre. Ah, a proposito di Sette Goldi, a proposito di cartone animato che vedevo solo io, Alex Fox, mi è venuto in mente parlando dell'Uomo Tigre e di Sette Gold. Alex Fox non si chiamava sicuramente così, comunque mi sembra si chiamasse Alex Fox il protagonista, la sua amica, fidanzatina, qualcosa che si chiamava Lisa. Andavano in questa scuola, facevano le loro avventure, erano loro due. All'inizio non mi piaceva, poi avevo iniziato a piacermi, lo guardavo prima dell'Uomo Tigre, era un anime che davano prima dell'Uomo Tigre e io guardavo quello. Mi ricordo anche delle puntate in cui avevano registrato una persona che russava oppure un'altra tizia che doveva partorire, stava rischiando di partorire in macchina. Oppure quando si guardano a vicenda quando si guardano a vicenda le fotografie, una cosa di quando loro erano piccoli, qualcuno se lo ricorda, Alex Fox. Io non so nemmeno se si chiamasse effettivamente Fox, io capivo Fox, che poi è Volpe, però vabbè. All'inizio non lo sopportavo, poi mi piaceva da matti. Ok, vabbè, sono a posto. E questi erano principalmente i cartoni che guardavo il pomeriggio e la sera. Bim Bum Bam, solletico Melevisione. Allora, solletico non l'ho guardato mai, neanche di pezza considerato. Cioè, sono venuta a sapere che della sua esistenza quando ormai era finita la trasmissione. Bim Bum Bam non lo guardavo tanto per Bim Bum Bam, appunto, nel senso che Bim Bum Bam è più tipico degli anni 80, già negli anni 90 non facevano più così tanti sketch, ogni tanto compariva One, ma non era più il Bim Bum Bam di un tempo, lo so perché ho visto un pochino di Bim Bum Bam insomma, di Azed Extra, comunque anche su internet qualche pezzettino di Bim Bum Bam si vede. Il Bim Bum Bam che vedevo io, cioè, seguivo Bim Bum Bam perché era uno scatolone di cartoni, diciamo, però no, Bim Bum Bam di per sé non me ne importava più di tanto di Bim Bum Bam, di One, eccetera. Invece la Melevisione lo seguivo proprio, non tanto per i cartoni che trasmettevano, di quali alcuni nemmeno mi piacevano, ma proprio seguivo la Melevisione, anzi la Melevisione poi era nato come scatolone di cartoni, co contenitore di cartoni, scusatemi, viene scatolone di cartoni che non ha senso come espressione. Contenitore di cartoni si usa per queste trasmissioni. Melevisione nasce come contenitore di cartoni, ma muore poi questa tendenza per dare più spazio alle storie dei personaggi. Era una cosa più dell'inizio che avevano la pallina di Sputapallì e la Melevisione gli davano la mela e partiva il cartone. All'inizio aveva preso piede con questa tendenza di cartoni che non ho capito bene da dove venissero fuori, nel senso non erano cartoni della Melevisione, erano cartoni che sfruttavano la Melevisione per essere guardati. Tipo Papà Castoro, i Babalus, poi
poi di altri che non mi ricordo bene il titolo, però insomma li guardavo, i Planters si chiamavano, non mi ricordo. Ce n'erano vari. Però poi è morta questa tendenza di trasmettere cartoni tramite la televisione, il cartone dentro la trasmissione è rimasta solo la televisione come trasmissione di per sé. E io quella ho continuato a seguirla perché mi piaceva di per sé, non tanto perché desse dei cartoni, ok? Quindi voto televisione, tra i tre. Poi Rai, Mediaset o altri canali, guardavo sia Rai, sia Mediaset, sia altri canali, nel senso che guardavo Rai, la Rai per i Digimon. Non mi ricordo se fosse Rai 1 o Rai 2. Forse Rai 2. Per i Digimon. Mediaset per i Pokémon. E altri canali la sera per l'Uomo Tigre, Italia 7 Gold. Diciamo che erano fasce orarie in cui guardavo i vari canali. Come appunto detto prima, riuscivo a guardare un pochino tanti canali, nel senso che quello che mi interessava in Rai lo davano al mattino, quello che mi interessava su Italia 1 Mediaset lo davano al pomeriggio, quello che mi interessava su 7 Gol lo davano alla sera. Benissimo. Ragazzi, però io comunque non ho mai guardato Ken il Guerriero sulla 7 Gol. E non ho mai visto tuttora io Ken il Guerriero rimane uno degli anime che non ho visto. Comunque. Canta un pezzo della sigla del tuo cartone animato preferito. Devo proprio. Allora, intanto rispondo all'ultima domanda che è a che età hai smesso di guardare i cartoni animati? Io non ho mai smesso di guardare i cartoni animati e lo si può capire dal mio canale, cioè dalla scelta che ho preso per quanto riguarda il mio canale di parlare di animazione, parlare di cartoni, eccetera, eccetera. Se io avessi smesso di guardare i cartoni animati, potrei aver aperto un canale che tratta di questo, no? Quindi, scusate, quindi no, io non ho mai smesso di guardare i cartoni. Non ho mai smesso proprio nella mia vita, nel senso che se adesso ci fosse un anime che mi piace in TV, accendo e scopro un anime che mi piace, io lo guardo. Anche Toradora, l'ho visto di recente. Poi anche altri ho guardato di recente che mi piacevano, alcuni li seguo. Comunque li seguo anche adesso che sono grande, quindi no, non ho mai smesso di guardarli. Magari non ho più l'appuntamento fisso, questo è vero. Non mi metto a piangere come facevo allora, questo è vero. Però di per sé non c'è stato un momento in cui ho detto basta cartoni. Adesso proverò a cantare un pezzo. La sigla dei Digimon. Digimon, vola nel tuo mondo, isola virtuale, Blackia perderà. Siamo tutti uniti, tutti per i Digimon. Dai, mezzo a Izzy, mini giù, noi siamo amici, siamo noi. Catapultati a DC1. Basta. Dopo questo io vi saluto. Anche perché è durato un'eternità, stata quasi un'ora, mamma mia. Scusate, doveva essere un tag leggerino, mi sono persa in chiacchiere. Io spero che qualcuno piaccia. Devo imparare a ridimensionarmi. Scusate. E grazie a tutti per la visione. Nel caso foste arrivati fin qua, vi voglio bene davvero. Ciao e alla prossima.